Tra l'altro è la vita che facciamo tutti, no? Con i clienti che ti versano, non pagano, non apprezzano quello che fai, insomma tutta una serie di vicissitudini che mi hanno portato alla convinzione che non si può andare avanti con questo tipo di professione. Fra l'altro, questo penso che lo condividiate, cioè che il commercialista, nella sua accezione diciamo così più nobile, è una persona che ha delle capacità a cavallo, delle competenze a cavallo che nessun altro professione ha. Noi svariamo dal diritto alla previdenza, adesso per esempio c'è stato questo problema con l'ASUR, quindi scusatemi ma c'è stato un infortunio, quindi con viene l'ASUR, problema, l'Ethernet, insomma, noi svariamo, abbiamo una competenza, siamo onnicomprensivi, quindi non è che vogliamo fare i tuttologi, è che il nostro lavoro di aziendalisti fondamentalmente ci porta ad avere queste competenze. E quindi non sono solo competenze tributaristiche, ok? Questa è la mia. Più ho fatto un'altra considerazione, che il web, il mondo digitale, avrebbe stravolto il mondo e lo stravolgerà sempre di più. Voi pensate che il mio marketer di riferimento si chiama Seth Godin, che è uno dei più importanti, il più seguito, sostiene che nel 2016 negli Stati Uniti, quindi un po' più tardi da noi, il 90% delle scelte di acquisto, quindi sia di servizi che di prodotti, che di beni, verrà da passaparola digitale, non da e-commerce, da passaparola digitale. Okay? Cioè chiunque prima di fare una scelta va su Google, ci va non per comprare, ci va per informarsi. Ci va per informarsi. Quindi che cosa accade? Avviene un meccanismo straordinario, perché tu ti informi e guardi chi c'è. Quindi nel guardare chi c'è rispetto a quella tua esigenza, chi scrive, chi pubblica un video, chi pubblica una foto, chi fa una recensione, chi fa una newsletter, ti trasmette a te la sua autorevolezza, ti trasmette una sicurezza, ti trasmette una, diciamo così, un'informazione completa. Quando questo meccanismo, quindi informazione, rassicurazione, testimonianze di altri che hanno condiviso, che hanno prima di te fatto un acquisto di un servizio, di una consulenza, di un bene, ti dicono guarda che effettivamente è stato così, quello che ha scritto poi si è anche verificato, allora tu forse compri. Ma c'è di più, se non compri oggi e la persona che hai contattato riesce a tenerti in collegamento con lui, quindi ti informa ogni settimana, ogni cosa, tu quando avrai un bisogno andrai da lui, non andrai da un'altra parte. Ci siete? Ecco. Quindi ho fatto queste due considerazioni, quindi ho delle competenze, c'è il mondo di internet che cambierà il mondo, così non si può andare avanti. Che cosa ho fatto? Mi sono inventato il cruscotto di controllo. Il cruscotto di controllo non è altro che una balance scorecard di Kaplan e Norton, che è uno strumento molto semplice, efficace, che consente a qualsiasi imprenditore, anche piccolissimo, di tenere sotto controllo la sua azienda, soprattutto dal punto di vista economico-finanziario. Quindi, per esempio, a fine serata si riesce a sapere se uno ha guadagnato o ha rimesso. Quindi, pensare l'imprenditore torna a casa e sa come sono andate le cose, sa la sua posizione finanziaria, sa se i suoi collaboratori si sono orientati o meno al cliente, sa se i processi sono stati diciamo così efficienti, sa se ha fatto poche formazioni oppure, cioè sa tutto ancora loro. Scusate, ma... pronto? Vabbè. Vediamo un attimo, siamo dopo, ciao. Sì, va bene, ciao. Sì, mandami, mi fai mandare un sms? Vediamo un po'. Sì. 3, 4, 3. Dai, pronto? Va bene, 3, 4, 3, 90, 90, ok, ciao. Allora, questo servizio, molto semplice, però capite che all'imprenditore risolve un sacco di problemi, perché tanto sentivo
molti imprenditori che dicono: ma io nelle mie aziende non ci capisco niente. E quindi la non percezione di quello che sta accadendo porta alla paura, porta anche a fare uno stile di vita brutto, perché se uno non ci capisce, sta in ansia, sta preoccupato, non sa cosa fare, eccetera. Quindi il cruscotto di controllo era fatto per dare delle risposte a questo bisogno di chiarezza all'interno del mondo. Immediato. Di sapere quello che sta succedendo, insomma, perché poi anche se le cose vanno male, però sai che stanno andando male. Il problema è non sapere se stanno andando bene o male. Quindi che cosa sta accadendo? Quello, la paura. Allora ho creato un sito che si chiama cruscottodicontrollo.it. Mi sono iniziato a studiare il web marketing, che lo dico subito, non è il sito web, assolutamente, è tutt'altro, è molto di più. E ho iniziato a vendere questo servizio via internet. È stato lanciato, mi sembra era il 18 di dicembre, il 3 gennaio mi è arrivato il primo contatto 2008 da Cosenza, quindi da precisamente da Belvedere Marittimo, sulla costa del Tirreno. E il servizio funzionava così: nessun impegno per il cliente, quindi il primo contatto non doveva pagare nulla. Io presentavo il servizio, se poi lui voleva si partiva col cruscotto, e davo 60 giorni di tempo a lui per recedere dal contratto. Quindi le clausole soddisfatti o rimborsati. Quindi dico, se tu non sai di che cosa si tratta, oppure avevi pensato che è una cosa diversa rispetto a quello che ti ho proposto, non ti preoccupare, partiamo. Poi entro 60 giorni io farò circa il 40% del lavoro del cruscotto, quindi mi espongo al rischio che tu poi mi possa dire: guarda, a me sono passati 60 giorni di servizio e non mi piace, e quindi recedo dal contratto. E sono partito, sono andato giù, quindi investimenti sul cliente, eccetera, e è partito il primo contratto. Poi ne è partito un altro a Policoro, che sta in Basilicata, ne è partito un altro a Venezia, ne è partito un altro a Verona, poi un altro ancora a Bari, poi ne è partito un altro, l'abbiamo aperto in Umbria. Poi, insomma, via via, questi contatti sono diventati sempre di più. E nel mio peregrinare, sono arrivato a formulare anche altri servizi. Il tutoraggio aziendale. Stamattina è arrivato l'ultimo contatto, stavo in macchina con lei, da Orvieto, un'azienda che vuole un tutoraggio aziendale. Che cos'è il tutor? Il tutor è quello che si mette vicino all'imprenditore e lo aiuta. Contratti, trattative, banche, ristrutturazione dei debiti, controllo aziendale, comunicazione, ok? Quindi ho ampliato sempre su internet, se non che sono arrivato al punto che le richieste ad oggi sono 480 dal 2007 ad oggi in tutta Italia, 480 ad oggi, e non ce l'ho più fatta, e da lì è venuta l'idea, che poi vi spiegherò dopo, del network, di condividere con altre persone questo metodo e di consentire ad altri di lavorare in maniera in questo modo, e quindi segnalare i clienti, creare un sistema di personal brand, cioè di mettere al centro non lo studio ma la persona che sta nello studio, perché noi viviamo sulla fiducia del cliente, e quindi i nostri studi è vero che sono aziende, ma è anche vero che partono dalla fiducia che il cliente ha sul professionista, quindi al primo posto ci deve essere il professionista. Ma questo è un argomento che affrontiamo dopo sul personal brand. Adesso vi dico i motivi per cui secondo me la figura del commercialista tutto fiscale, tutto contabilità è destinata a sparire. La prima cosa, c'è un altro sito parallelo a questo che si chiama La morte del commercialista, proprio è uguale, ma l'ho chiamato La morte del commercialista proprio per far capire la gravità, secondo me, della situazione in cui stiamo versando. La standardizzazione del reddito. Allora, noi viviamo in un mondo dove c'è la tracciabilità finanziaria, gli studi di settore, il redditometro, lo spesometro, sono degli strumenti che l'amministrazione finanziaria si è dotata e che impediranno qualsiasi forma di, diciamo così, arbitraggio sulla determinazione del reddito. Cioè il reddito deve essere per forza quello, punto. Non è che tu puoi arrivare lì col cliente e in qualche modo, a meno che io attualmente non lo conosco, ma a meno che tu non vada oltre, no, l'illusione che possa permettere al cliente di risparmiare del denaro, no?
ma poi adesso hanno introdotto e lo stanno ampliando anche il concetto di abuso di diritto, quindi secondo me i margini per fare una consulenza che non sia semplicemente la programmazione fiscale, ma che sia come organizzare al meglio per cercare di abbassare il carico fiscale in azienda, sono ridotte all'omicidio. Secondo me non ci sarà più bisogno. Tant'è che quando io mi chiedo di guardi che è così, allora mi dice, ma io a te che cosa ti pago a fare? Perché ti devo pagare quando tu mi rispondi che il reddito è quello e quindi non c'è bisogno nemmeno del commercialista. Questa è la diciamo così. Buongiorno, buongiorno Fabio. Buongiorno. 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 Come andavi? E quindi non, secondo me questo è il primo problema, la stabilizzazione del reddito. Poi abbiamo l'aumento della concorrenza. L'aumento della concorrenza. I clienti con lei abbassano i prezzi per non perdere i clienti, no? Cioè, ma guarda che c'è quell'altro, perché attenzione, qui c'è un problema grande, che mentre prima la figura del commercialista aveva un suo contenuto e quindi si diceva ma il mio commercialista è bravo, no? Io ho un commercialista bravo. Ora si dice io ho un commercialista che mi fa spendere poco. Cioè la ricerca del professionista non va più verso la sua competenza, dico nell'immaginario, nel comune sentire, ma va verso quello che ti fa spendere meno. Perché? Perché c'è uno svilimento della figura professionale commercialista nella testa degli imprenditori. Cioè non è più una figura importante per cui deve avere il migliore. Siccome non è importante, deve avere quello che ti fa spendere meno. È chiaro, è questo il meccanismo che si sta. Perché non ci dobbiamo dimenticare che la nostra professione è frutto di una situazione drogata da un eccesso normativo. La riforma del 72, l'IRPEF, l'IRPEG e l'IRO, quella dell'83 soprattutto, di Santini Terre, hanno introdotto degli obblighi burocratici, amministrativi, che le imprese hanno dovuto poi, a cui sono dovute adeguare con la consulenza di qualcuno. Quindi noi siamo nati, i fiscalisti, i contabili, siamo nati con le norme. Questo non è un mercato che deriva dall'esigenza aziendale, ma deriva dal fatto che c'è stata una normazione. Se questa normazione fa passi indietro verso la semplificazione, automaticamente il mercato non c'è più. Chi ha aperto gli studi nell'83-84 cacciava i clienti dallo studio a calcio nel sedere, perché era una pletora. No, la partita doppia imposta a tutti, adesso io non so quanti di voi nell'82 c'erano, nell'83 c'erano, però vi sentite, ma era così, era. I forfettari, prima c'erano i forfettari, poi sono diventati ordinari. Prego? Stavo ricordando. Prima io mi ricordo sempre, mio nonno aveva un'azienda, e parliamo, c'era Lice, c'era la Manoni, quindi parliamo prima del 72, io ero piccolo, però mi ricorderò sempre che il commercialista gli disse, dice, lei Brancozzi, dice, di questi prezzi sono troppo bassi, perché se lei ha una rottura su un camion, ha una rottura su un macchinario, come fa a pagarsi? Cioè il consulente stava insegnando a mio nonno come dover ragionare sulla determinazione dei prezzi e su come si deve gestire un'azienda. Nel 72 i commercialisti facevano questo, facevano arbitraggi societari, facevano quello che oggi si chiama family office, cioè la gestione del passaggio generazionale e quindi le problematiche familiari di governance a livello dell'azienda. Cioè erano dei professionisti che veramente, se ce l'avevi bravo o non bravo, poteva fare tutta la differenza del mondo. Ok? Da lì in avanti si è creato questo mercato clamoroso di dichiarazioni di redditi, di bilanci, fino a che oggi i nostri colleghi giovani, io vengo da questi incontri, li ho fatti ad Agrigento, a Bari, a Parma, oggi qua, mercoledì sarò a Roma, i nostri colleghi giovani hanno il problema di capire come si fa l'invio dell'F24 e tu gli spieghi queste cose, loro ti guardano e dicono, perché loro sono nati con l'idea che il commercialista è quello che fa la dichiarazione dei redditi, i giovani che fanno praticantato e che diventeranno quindi commercialisti. Ok? Cioè nell'accezione comune ormai figura il commercialista uguale fiscalista. Ormai siamo catalogati così,
Vi faccio un altro esempio, ero con un cliente di un mio cliente, stavamo parlando del cruscotto di controllo, quindi del margine di contribuzione e del fatto che lui lo avesse, di sua spontanea volontà, questo è un imprenditore illuminato, c'è il figlio che studia in America, eccetera, eccetera, e a un certo punto lui si interrompe e mi fa, ma scusa, ma tu non fai il commercialista? Dico sì, perché? E allora perché ti occupi di controllo di gestione? Stupito, un'azienda che fa centinaia di milioni di euro di fatturato. Quindi se anche gli imprenditori così grandi pensano che il commercialista non si debba occupare dell'azienda, è un problema grave. Capite che è un problema grave. Ok? Quindi ecco perché c'è un abbassamento dei prezzi, perché o se perdiamo clienti bisogna abbassare i prezzi. Poi le aziende in difficoltà cercano di risparmiare sempre di più, quindi ci percepiscono come servizio inutile e le aziende cercano di risparmiare. La standardizzazione delle operazioni di contabilità. Cioè, non è difficile oggi fare la contabilità, ci sono dei programmi che fanno tutto. Capito? La faranno le banche, si potrà andare alle agenzie delle entrate. La contabilità online, le paghe online, io ho trovato paghe a 4 euro. 2,70 euro adesso vale 4 euro, io ho scritto 5 perché pensavo che fosse, ma 2,70 euro. Ed è un vicino, Senigallia, Cena, Sartor. 2,70 euro penso. Io fra l'altro l'altro giorno, l'altro giorno abbiamo acquisito un altro cliente, Edile, i miei ragazzi studiano, ci vanno all'Edile, noi è una cosa un po' difficile, facciamo Edile, ma non c'è problema, c'è cioè, chi le fa 4 euro, dicono tranquilli, guardi, so la diamo al collega che le fa 4 euro, e fine. Quindi voi capite che le associazioni di categoria, che politicamente, sindacalmente sono forti e soprattutto hanno i, come si chiamano, i confidi. Fra l'altro questa è una cosa su cui bisognerà lavorare, perché adesso li possiamo fare anche noi i confidi, quindi questa è una cosa su cui con il pacchetto salvità i professionisti possono entrare nel capitale dei confidi, quindi possiamo farci il nostro confidi, questo salto è un sasso che buttiamo, ci possiamo lavorare domani. Però chiaramente se il cliente ha bisogno di denaro, ha bisogno di finanza e la banca gli dice ci vorrebbe un confidi, e il confidi dice guarda, io siccome vivo anche di servizi, tu mi devi portare la contabilità e io ti do una mano con me. Poi con il confidi, e chiaramente quello viene da te e ti dice guarda, io ho bisogno di soldi, devo andare dall'altra parte. Poi siccome siamo più di 130.000, perché 130.000 siamo iscritti, poi ci sono tutti quanti gli altri, è un cugino, è uno zio, è un parente, è una cosa, come dice, come faccio a dire no, quello ha aperto lo studio adesso, mi ha chiesto una mano, quindi porto la contabilità. Quindi si sta creando un mercato per cui la redditività dello studio, il costo di gestione dello studio aumenta, i nostri prezzi diminuiscono, quindi il margine si sta assottigliando. Io vi invito a fare un conto semplice nei vostri studi, di vedere se state più o meno sopra il 60% di manodopera. Se fate il rapporto costo manodopera, costo, diciamo così, di coloro che vi danno una mano in studio, quindi se avete qualcuno che c'è una partita IVA anche il costo, fratto il fatturato, vedete che state sopra il 60%, perché è diventato un lavoro manuale. Ora, un'attività che fa servizi e che ha un margine del 40% non si può reggere, perché non si regge nemmeno un'azienda industriale con un margine del 40%. Un'azienda che fa solo valore aggiunto, che fa servizio, deve avere un margine almeno del 60-70%, quindi un 30% di costi fissi. Questo non lo dico io, questo lo dico nell'economia, basta vedere, se voi vedete il grafico del break even di un'azienda industriale, ha tanti costi fissi e poi costi variabili. Un'azienda invece di servizi ha poi costi fissi e quindi ha un grande margine, ok? Quindi noi stiamo andando in una situazione dal punto di vista anche economico che ci mette a forte rischio, ed è questa, la diminuzione della redditività dello studio, questa qui, questo ambito qui. I nuovi bisogni delle aziende, c'è un altro aspetto, che le aziende hanno nuovi bisogni. Quali sono i tre? Diciamo i tre, potrei arrivare a 5, 6, potrei arrivare a 12, va bene? Il primo bisogno è trovare clienti, le nostre aziende hanno bisogno di trovare clienti e di fidelizzare, i clienti che già hanno, quindi vanno in cerca di una risposta di come faccio a trovare nuovi clienti. Questa è la prima domanda. La seconda domanda:
sistemare i debiti, perché purtroppo i debiti ce l'hanno tutti oggi, e con questa crisi bancaria le banche avranno una nera, non è che non danno i soldi.